in pratica c'è questo discorso qua, che ho sempre, come si dice, sono sempre stata una persona che è come se volesse accumulare le cose da fare, da capire. E spesso mi ci sono trovata in situazioni che molto stressanti, devo dire, da portare avanti, molto più grandi di me, con i quali mi dovevo confrontare, ma non avevo i mezzi per farlo. E quindi era molto stressante. Nello stesso tempo, si accumulano quelle situazioni di vita da affrontare, quindi è come se non ci si dà più neanche il tempo per riuscire a star dietro alla vita, fondamentalmente, e alle cose che arrivano nella vita. E quindi, piuttosto che andare a perdere occasioni che arrivavano, non arrivavano, insomma, un casino della Madonna, tenevo tutto. Questo è un grave errore, perché, o meglio, come l'ho capito, è un grave errore perché innanzitutto, sei molto aggressivo con te stesso, perché non ti stai dando il tempo di comprendere ciò che ti sta circondando e non capisci, non ti dai il tempo proprio per comprendere le cose. E a volte quindi è meglio, se ci si rende conto che una strada fa per noi, che siamo in grado di portarla avanti, mantenerla, come base. E piano piano fare entrare le cose, piuttosto, se arrivano altre cose in quel momento, avere la forza di dire di no. E appena ci si rende conto che c'è qualcosa che ci crea dell'ansia, fermarci, farci due o tre domande: perché mi sto sentendo così? Forse mi sto sovraccaricando. Perché poi altrimenti cosa succede? Che continuiamo a prendere, 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 ci sovraccarichiamo, andiamo sotto stress e vengono gli esaurimenti nervosi. Quindi sempre meglio meno e stare molto attenti a come ti senti in quella realtà. Se ti senti che ce la fai, se senti che riesci a fare qualcos'altro, però togliere piuttosto che aumentare di dose. Tanto le cose, se non arrivano oggi, arriveranno domani.